In una multisala c'è un proiettore e uno schermo. Quello che fa un bravo narratore, un bravo lettore, è come se proiettasse tante storie nella testa di ciascuno. Quindi è come se noi avessimo tanti proiettori e tanti schermi, quanti sono le teste delle persone. Benvenuti nella sesta puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno creato il lavoro dei propri sogni, oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno costruito qualcosa di straordinario. Oggi con noi abbiamo una persona straordinaria, appunto, sicuramente fuori dall'ordinario, ma perfettamente in linea con il nostro podcast. Lui è un libraio, è un attore, è un organizzatore di rassegne teatrali. Lui è Giorgio Personelli. Ciao a Ciao tutti, ciao Giorgio, ciao ciao. come stai? Bene, bene, benissimo. No, benissimo davvero. Molto bene. Ok, cosa stai facendo in questo periodo? Allora, il mio lavoro straordinario, perché non perché abbia un particolare pregio, ma perché veramente è fuori dall'ordinario, come dicevi giustamente, è il lavoro che ti obbliga a fare contemporaneamente tante cose molto diverse le une dalle altre. Comunque, immagino che le persone non mi conoscano, per cui dico subito che io lavoro e agisco nell'ambito di una cosa che detta così sembra magari strana oppure un po' pretenziosa, che è la cosiddetta promozione della lettura. Questo è quello di cui mi occupo quotidianamente e questo vuol dire lavorare su tantissimi fronti. Vuol dire lavorare con i ragazzi a scuola. Bambini, non tantissimo, soprattutto preadolescenti e adolescenti, vuol dire lavorare con le biblioteche, vuol dire pensare e realizzare poi progetti anche dei più così, innovativi, se mi passi questa cosa. Insomma, detto veramente quasi con uno slogan, quello che io cerco di fare quotidianamente è traghettare i libri e la lettura da un ambito che è percepito come paludato, come superato, come noioso, così, in un ambito invece figo, cool. Moderno. Io sì, cioè quello che cerco di fare è mettere una luce interessante, interessante per le vite, dico, non interessante per l'erudizione, così, proprio per le vite delle persone, per il benessere delle persone sui libri e sulla lettura. Ecco, io mi occupo di questa cosa, quindi in questo periodo sto lavorando tantissimo nelle scuole, uno dei lavori che mi piace di più, che mi dà più soddisfazione, che secondo me è più efficace rispetto a quello a cui miro, accompagnare gli autori nelle scuole, quindi diversi autori. Ad accompagnare, a conoscere i ragazzi, quindi che vuol dire preparare i primi ragazzi, poi accompagnare gli autori. In questo periodo sto facendo tanto questo. Come sempre, perché ormai è un lavoro che mi prende tutto l'anno, sto organizzando Fiato ai Libri, la prossima edizione, che immagino che molti non lo conoscano, ma è questo festival del quale, se avete voglia, poi parleremo, che è un Ti festival di chiederò. promozione della lettura. Quindi sto organizzando e pensando anche e contemporaneamente organizzando la prossima edizione, che si terrà tra settembre e ottobre, e poi diversi progetti. Non so, ci sarà un progetto a novembre su Crespi Dadda, e insomma, innumerevoli altri. Ma la cosa che mi chiedevo e che mi chiedo in realtà da un po', noi ci conosciamo da un po' di anni Sì. ormai, abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme ormai per tanto tempo, e la cosa che mi chiedevo è come nasce il tuo percorso? Nel senso, io so che come abbiamo detto prima, appunto sei da un lato un libraio, dall'altro sei un attore, dall'altro sei, cioè fai molte cose, diciamo così. Come nasce il tuo percorso? Come sei arrivato a fare, diciamo, tutto questo? Beh, allora, nasce nel 90 praticamente, quando io ero ancora uno studente universitario. Nel 90 avevo 24 anni. Se posso, che università hai Io ho fatto? studiato scienze politiche, ma non mi sono laureato. Ho durato Ok. almeno 3 per la disperazione dei miei genitori e un po' anche mia, però vabbè, non era così rilevante per me allora, adesso mi dispiace un po'. Quindi ho studiato scienze politiche con indirizzo statistico-sociologico, per cui io non ho una formazione letteraria, ho fatto un istituto tecnico alle scuole superiori, per cui assolutamente in maniera casuale conosco Giulio Baroni,
che considero un po' il mio padre reputativo, che ai tempi gestiva la libreria dove lavoro, la libreria Terzo Mondo di Seriate. E con lui stavamo fondando la bottega del commercio ecosolidale, che allora si chiamava ACESB, adesso si chiama Amandla. Quindi eravamo tanti gruppi del territorio che si occupavano appunto di sottosviluppo, di questi temi qua. Lui doveva andare a lavorare in Caritas, la Caritas gli aveva offerto un posto di lavoro e poi fonderà la comunità Rouen, fra le altre cose. Quindi sono proprio quegli anni lì, tenete conto il 90, gli anni dove arrivano i primi albanesi. Quindi arriva la famosa Flora, si chiamava allora, quella famosa nave che sbarcò stipatissima di albanesi, insomma, stava arrivando massivamente l'immigrazione in Italia, cosa che fino a quel momento non era mai stata così percepita, ma nemmeno così numericamente rilevante. Insomma, lui aveva deciso di cambiare mestiere, io e altri due ragazzi. Giovani adulti, insomma, ventenni o poco più, lo conoscemmo appunto in quell'ambito e lui ci propose di rilevare la libreria. Io assolutamente in maniera casuale, io non sapevo fare neanche un assegno per dirti, non avevo mai avuto soldi, per cui Come tanti giovani penso di oggi, come 24 sì, anni. oggi non si fanno più gli assegni, allora si No, facevano, per certo. cui almeno saper fare un assegno era una roba che sapevamo fare tutti, io no. Quindi mi propose a me e altre due persone di rilevare la libreria. Noi, come si fa spesso a quell'età, e per fortuna, prendiamo questa decisione assolutamente dissennata, almeno sembrava tale, e quindi cominciamo con la libreria. Una libreria, allora, tenete conto, grande 30 metri quadri, quindi una libreria piccolissima. Piuttosto nota sul territorio per l'impegno e così, però una libreria piccolissima. Capì subito che quella era la professione della mia vita, lo capì subito. Infatti, i miei due soci, ma per motivi legati alla vita e non ai rapporti, poi dopo un po' lasciarono. E pian piano questo lavoro, come dire, mi ha assorbito completamente, da qui il motivo per cui non mi sono mai laureato. Ci spostammo in un ambiente un po' più grande, quindi la libreria da 30 metri divenne una libreria di 60-70 metri. E poi nel 2003 realizzammo quello che sì era diventato un nostro sogno, ossia prendere una libreria grande, uno spazio grande, e trasformare la libreria da semplice luogo di vendita libri a luogo invece di incontro. E lì trasformammo la libreria Terzo Mondo in libreria Spazio Terzo Mondo, ci trasferimmo in questo ambiente che adesso è un 300 metri quadri. Dentro la libreria aprimmo un bistrò, un piccolo Ecco, bistrò. è questo, scusami se ti interrompo, che vorrei, diciamo, capire con te. È stata una cosa che è stata fatta negli anni 2003. 2003, quindi oggi non è una cosa inusuale. Mi è capitato di vedere altri locali come il vostro, ma ai tempi no. Cioè, questa idea è stata assolutamente ante litteram, ma soprattutto efficace. Cioè, avete portato qualcuno che magari era lontano dal mondo dei libri all'interno del mondo dei libri, proprio fisicamente all'interno di una libreria di fatto. E come è nata questa idea? Sì, allora, proprio per estrema onestà e sincerità, va detto che a Bergamo esisteva già un'idea simile. Quindi uno spunto noi lo avemmo grazie a quello che si chiamava il caffè letterario. Ok. Però per noi quello ovviamente fu un modello che ci fece capire che quel modello non poteva funzionare. Quello che capimmo, secondo me, è in maniera, questo sì, forse, insomma, innovativo o comunque un po' in anticipo sui tempi, era che la caffetteria non dovesse essere un luogo dove semplicemente si offrisse, non so, una fetta di torta una tazza di tè, come succedeva spesso, eh. C'era, io mi ricordo a Milano, questo posto che era la libreria Ticcun, che ai tempi era abbastanza nota, che era un po' così, e anche un po' il caffè letterario. Invece noi abbiamo avuto, secondo me, l'intuizione giusta che anche il bistrò dovesse essere un'attività e non semplicemente un riempitivo o qualcosa in più rispetto alla Sì, libreria. una condivisione di spazi, Esatto. E qui. non snaturare le due anime di questa No, no, cosa. proprio che fossero due attività che
ciascuna di esse lavorasse anche autonomamente, quindi che ciascuna di esse dovesse funzionare autonomamente, che ciascuna di esse dovesse essere gestita in maniera professionale, e cosa che negli esempi che noi vedemmo ai tempi non riscontravamo, naturalmente due attività che ovviamente poi dovessero lavorare assieme, Certo, chiaro. però anche con una propria autonomia. Ecco, questa secondo me fu l'intuizione giusta. Come spesso succede, avemmo un colpo di fortuna incredibile, perché mi ricordo che prendemmo proprio l'Eco di Bergamo, negli annunci dicevano 300 metri, centro seriate con giardino in vendita. Dov'è sto Vinto. posto? È il nostro. Certo. Infatti quello non era un negozio, era un magazzino, era un deposito di casse da morto. Attenzione. Sì, tra l'altro un posto interessante, perché pensate, i primi tempi quando aprimmo, tante persone anziane venivano a raccontarsi la storia di questo posto. Lì è un posto dove, ad esempio, si nascose un partigiano. Infatti, Quindi noi, con un po' di storia, con un po' di insomma. storia, perché lì vicino c'era una. Quindi era dopo l'8 settembre, così, lì vicino c'era un'osteria invece dove si ritrovavano i fascisti. Per cui questo si era nascosto sotto, e quindi un po' di persone venivano a raccontarci la storia di questo posto, e già questo Cosa ce lo rese fantastica. interessantissimo, esatto. Comunque il posto ci piacque tantissimo, lo sistemammo, insomma, come andava sistemato secondo noi, e poi da lì partimmo senza nessuna esperienza nella parte di somministrazione, quindi la parte di bistrò, però come tutto si impara, cioè se Certo. si è persone curiose, si ha voglia di fare, si è anche insomma, un po' predisposti ad apprendere così, e da lì poi la libreria si è trasformata ed è diventata quella che conosciamo oggi, ecco. Certo, e i tre soci che poi diciamo che diciamo da te inizialmente, quanti siete oggi Allora, oggi all'anima? siamo ben sei soci. Ok. Tutti i soci lavoratori, questa è una scelta che abbiamo fatto da sempre, cioè che chi lavora in libreria sia un socio della libreria. Noi non siamo una cooperativa, siamo una società, e quindi c'è sempre stato un po' questo entrare e uscire con diversi soci, ti assicuro sempre per motivi molto concreti e mai legati ai rapporti. Che è una grande L'uscita, fortuna questa cosa. esatto. E quindi noi siamo queste sei persone che lavorano lì dentro. Sei sembrano tante, ma in verità sono poche, perché poi magari ne parliamo. Io da ormai 15 anni circa mi sono staccato dalla libreria, quindi è un po' improprio dire che io sia ancora un libraio. Settore ragazzi, settore adulti, e poi c'è tutte le robe, c'è la contabilità, c'è la comunicazione, Certo, e poi chiaro. tutta la parte legata alla somministrazione. Noi abbiamo ormai dei compiti abbastanza specializzati lì dentro. Abbiamo la visione di tutto, però ognuno di noi ha dei compiti precisi da svolgere. Penso sia anche il modo migliore, diciamo, Lo per ritengo affrontare anch'io. la cosa, nel Il modo senso migliore per che. affrontare la cosa è anche il modo migliore per stare assieme, perché ognuno ha il proprio ambito di competenza. Io ho la fortuna di aver sempre trovato persone straordinarie, meravigliose, in libreria, e questo mi ha permesso di trovare autonomia nel mio lavoro e di, con grande tranquillità, concedere autonomia a chiunque. Certo. Capito? E questo io lo trovo una delle magie della libreria, sì. Ma infatti la cosa che volevo arrivare era proprio questa, cioè a un certo punto appunto tu esci dalla libreria e porti un pezzo di libreria con te. E come nasce questa cosa, ma soprattutto come riesci a farlo? Nel senso come dicevi tu, sì, ok, ci siamo approcciati a questa cosa un po' per caso e poi a un certo punto però finisci su alcuni palchi, nel senso prendi una posizione non indifferente, come arrivi lì? Qual è il percorso che ti ha fatto Ora, arrivare lì? sempre per caso, io credo tantissimo che le cose accadano per caso. A questo caso, però, poi bisogna sommare e quindi aggiungere comunque l'entusiasmo, l'impegno, anche un po' di incoscienza, se vuoi. Il nostro lavoro che ci impegna tantissimo, tante ore. Però per caso, guarda, se posso dire. Probabilmente tutto è nato grazie alle mie figlie, per cui io, come tutti i papà, mi mettevo a leggere alla sera alle mie figlie. In verità, da prima ho sempre avuto tanta passione per il teatro, per cui da sempre, da quando ho 20 anni, ho frequentato corsi di teatro, per una formazione molto frammentaria, poco organica. Però in tutti questi anni. Così con la pratica tutte le sere con le mie figlie, forse anche questo carattere estroverso che ho,
Assolutamente per caso una biblioteca mi chiese se volevo fare delle letture per i suoi utenti. Quindi per tanti anni io ho dovuto far convivere il lavoro di libraio con il lavoro di, diciamo, promozione della lettura. E quindi è stato molto complicato allora, complicatissimo. Voleva dire leggere di notte, di giorno lavorare in libreria e così. Poi vabbè, pian piano facendo le cose capisci un po', frequenti anche lì seminari, comprendi un po' alcuni meccanismi e poi appunto una quindicina di anni fa con la libreria abbiamo deciso che io mi staccassi dall'orario di negozio, non mi occupassi più della vendita dei libri così, ma mi occupassi esclusivamente delle attività esterne. Quindi oggi possiamo dire che noi diciamo libreria spazio terzo mondo, ma in verità stiamo parlando di tre attività che fanno capo a questo luogo, quindi appunto abbiamo detto la libreria, ovviamente, il bistrò e le attività esterne, le Certo. organizzazioni, gli interventi nelle scuole, la formazione e tutta questa parte qua. E, mentre invece la parte cioè di scusami, abbiamo parlato prima di Fiato ai Libri, che è una tua rassegna che organizzi ormai da un po' di anni. Quindi E quest'anno sarà la 18ª edizione. sono un sacco di Un anni sacco di che anni. questa cosa. Beh, a questo punto. Adesso che mi fai fare due conti, prima che tu di fatto prendessi a fare Sì, solo sì, questo. sì, sì, Quindi immagino anche la difficoltà all'inizio di sì. Sì. organizzare una rassegna, intanto che di giorno una cosa e di fatto di sera un'altra, Assolutamente. immagino. Guarda, io mi ricordo tipo alcune sere, Fiato i Libri si svolge tra settembre e ottobre. Ah, già abbiamo sperimentato cose mattissime, tipo fare un Fiato i Libri un anno tutte le sere. Tutte le sere così, però e quindi stavo dicendo terminare i lavori in negozio tipo alle 7, partire, andare, però come sempre tieni conto che le cose crescono, per Chiaro. cui noi vediamo Fiato Libri oggi, quindi vediamo le 3, 4, 500 persone che ci seguono tutte le sere, ma all'inizio non era così, per cui all'inizio c'erano 20 persone, per cui era tutto più semplice, tutto più piccolo, da un certo punto di vista molto rudimentale, e quindi con difficoltà però si riusciva. Oggi sarebbe assolutamente impossibile far convivere due mestieri diversi. E spiegaci un po' cosa, da dove nasce l'idea di Fiato ai Sì? Libri, ma soprattutto invece cos'è nel concreto Fiato ai Libri? Sì, perdonatemi se sono ripetitivo, ma nasce assolutamente per caso. Ok. Però è vero, eh. Guarda, nasce, se devo essere sincero, neanche da un mio stimolo, ma nasce da alcuni bibliotecari che mi chiamarono in libreria dicendomi: sei libero? Hai voglia di fare un salto in biblioteca? Ok, quindi andai in questo ufficio, mi dissero: guarda, abbiamo un'idea di fare qualcosa per gli adulti, per i bambini si fanno tante cose, per gli adulti non si fa niente, così. E da lì nacque l'idea appunto di una rassegna di letture sceniche. Il nome Fiato i Libri naturalmente venne a me, per cui una specie di brainstorming, dissi: ah, Fiato i Libri, ah, Fiato i Libri, bella idea, così. Quindi nacque così. Come dire, Fiato ai Libri è un festival unico in Italia, ma non perché noi ci siamo inventati le letture sceniche, assolutamente no, esistevano e figurati, però non esiste un altro festival in Italia di sole letture sceniche. La maggior parte dei festival sono nella formula dell'autore, dell'intervista all'autore o altre cose, così è. Invece noi andammo esattamente su quel terreno lì, sul terreno delle letture sceniche, un po' sulla scorta di alcune suggestioni per dirvi di Daniel Pennacchi, che in quegli anni uscì con questo libro come un romanzo dove appunto parlava della lettura ad alta voce, così un po' grazie alla nostra esperienza. Ecco, però se posso dire quello che secondo me ha apportato Fiato ai Libri, è un certo modo di portare i libri e poi un certo modo di comunicare. Cosa intendi con un certo modo? Allora, la grande scommessa, è stata quella di rendere la lettura pop. L'aggettivo pop io lo uso sempre perché è davvero una base di quello che facciamo. Cioè, la grande scommessa è stata: ma noi riusciremo a intrattenere, un verbo bruttissimo, però intrattenere un pubblico soltanto con una storia? Quindi resistendo alla tentazione per dirti di aggiungere immagini, di aggiungere balletti, di Ah, ecco, aggiungere. perché questo è il punto. È Perché? soltanto, solo e soltanto un qualcuno sul palco. Sì, Non quindi c'è un Fiato altro. ai Libri, la gente che viene a Fiato ai Libri vede un lettore e spesso
qualche musicista. Quello che vede è questa Fantastico. cosa qua. Quindi è proprio un'esperienza di tra virgolette, un altro livello, nel senso che devi effettivamente entrare nella storia, Sì, devi fare in maniera che la gente ci entri. esattamente, ma questa, vabbè, anche qui non ci siamo inventati l'acqua calda, tenete conto che diciamo dalla metà degli anni 80 in Italia si sviluppa il cosiddetto teatro di narrazione, dove il pubblico andava a vedere un attore seduto su una sedia che raccontava una storia. Non so, Marco Bagliani, Colas, non so, l'esempio più eclatante, o Paolini che ti racconta il Vajont, che poi tu ti hai visto in televisione, così è un attore che ti racconta una storia. Cosa presuppone questo? Beh, presuppone innanzitutto una grande fiducia nelle storie, che è una cosa che nonostante quello che la gente dica, gli adulti dicono quasi mai esiste questa fiducia. Invece io sono assolutamente certo di questo. Io sono certo che gli spettacoli fiato i libri, per come sono adesso diventati, per cui per come abbiamo capito come si mettono in scena i libri, comunque, dicevo, molti dei nostri spettacoli potrebbero veramente essere posti di fronte a migliaia di persone. Perché una storia pensata bene, messa in scena bene, interpretata bene, ovviamente, queste cose, questi componenti sono essenziali, per una bella storia cosa fa? Questa immagine io la uso sempre con i ragazzi. Quando dico, se noi vediamo un libro, pensiamo ad una tecnologia rudimentale, carta, inchiostro, colla. Cioè rispetto a, non so, a uno che vede un videogioco con un visore, per cui la realtà immersiva o il 3D o tutte queste robe qua, tu vai in una multisala, hai certo a che fare con una tecnologia più evoluta, ma in una multisala c'è un proiettore e uno schermo. Quello che fa un bravo narratore, un bravo lettore, è come se proiettasse tante storie nella testa di ciascuno. Quindi è come se noi avessimo tanti proiettori e tanti schermi, quanti sono le teste delle persone. Perché ogni persona nella sua testa proietta il suo film, se è bravo il narratore, se la lettura è preparata bene, così. E quindi una tecnologia che ti sembra molto semplice, in realtà è una tecnologia molto più sofisticata. Perché il bravo lettore, il bravo narratore riesce a raccontare 500 storie diverse e a, come dire, proiettare appunto 500 storie diverse nella testa della gente. E questo è potentissimo, ma anche qui non invento niente, da sempre l'uomo si racconta le storie guardandosi in faccia, da sempre. Quello che è successo è che col tempo si sono moltiplicate le fonti per raccontarsi storie. Arriva il cinema, arriva la televisione, poi arriva la rete, quindi le serie televisive, e quindi gli anime, quindi tutte queste fonti qua. Però queste sono altre forme che assolutamente non sostituiranno mai, io credo, la potenza di una storia raccontata, sì, guardandosi in faccia. Questo è fantastico, nel senso che se ci pensi, tanto che mi raccontavi questa cosa, mi immaginavo questa cosa qui, e effettivamente è assolutamente vera. Quando io capita di leggere un libro, effettivamente io ho la mia visione della cosa. Quando dicono, che ne so, che il nostro eroe, mi piacciono le avventure, il nostro eroe aveva un mantello verde, una spada, io ho un'idea nella mia testa della forma di quella spada, anche se viene descritta, E della e tonalità di della quel tonalità del verde, verde. certo. Ed è una cosa Sì. Guarda, effettivamente. una cosa che io racconto sempre, io sono uno dei fortunati, relativamente pochi fortunati, che ha letto i primi tre Harry Potter prima che uscisse il primo film. Ok, attenzione. Quindi, appunto, lessi La pietra filosofale, A camera dei segreti, Prigione Prigioniero di d'Azkaban, Azkaban. uscì il primo film tratto dalla pietra filosofale, ma quando lessi il quarto Harry Potter, Il calice di fuoco, io, ahimè, leggevo il libro con le immagini del film. Certo, ti aveva Avevo rubato. perso la mia libertà di immaginare. Questa qua io credo che sia una delle cose più straordinarie dei libri della lettura e forse una delle cose che ci stiamo perdendo, o che ci perderemo,
se abbandoneremo questo modo di nutrirci di immagini. Attenzione, io non ho mai un approccio esclusivo rispetto ai media, mai, 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 un po' per strategia rispetto ai ragazzi, non mi porrei mai come colui che porta il media più interessante, anzi, cerco di mostrarmi ai ragazzi come una persona che li utilizza tutti o il maggior numero possibile, però è vero che se perderemo il tempo e la pazienza e la facoltà anche di leggere, perderemo questa potenza di immaginarci. Questo io credo che sia assolutamente vero. E quindi quello che cerco di sottolineare è che a me piace andare al cinema tantissimo. Io vado moltissimo al cinema, guardo le serie televisive tantissimo, però nella mia vita i libri, la lettura, un po' per professione, ma anche per il mio gusto, avranno, e sicuramente in questo momento hanno uno spazio importante, perché lo sento necessario, anche per me come persona, per questo stimolo continuo che ho Alimentano la tua capacità di immaginare. continuamente. Sì, ahimè, noi adulti siamo un disastro sui libri, sulla lettura. Qua, guarda, qua c'è la mia formazione statistica. Se guardate i numeri, vi accorgete che assolutamente non è vero che i ragazzi non leggano. O meglio, non è vero che siano dei lettori peggiori rispetto agli adulti, anzi, tutti i dati ci dicono l'esatto contrario, che i non adulti in Italia sono gli adulti, i non lettori, perdon, in Italia sono gli adulti, non sono i ragazzi. Certo. Statisticamente i ragazzi sono dei discreti lettori, che non vuol dire che siano dei lettori eccezionali, non sto dicendo questo, però rispetto agli adulti sono Sì. degli lettori migliori. Com'è che te la posso dire questa cosa? Io quello che cerco sempre di far capire ai ragazzi è che questa cosa straordinaria dei libri ti porta una serie di vantaggi, perché poi una cosa faticosa come la lettura deve essere supportata da una motivazione forte. Cioè, se tu fai sport, quindi fai fatica, devi avere una motivazione per Chiaro. farlo. Ecco, idem i libri, perché i ragazzi dovrebbero fare la fatica di leggere? Ecco, dicevo, noi adulti siamo un disastro perché non riusciamo a far capire che se loro saranno dei meccanici migliori. Se saranno dei panettieri, saranno dei panettieri migliori. Perché se saranno dei parrucchieri, delle parrucchiere, degli estetisti, delle estetiste, qualsiasi lavoro facciano, e quindi non un lavoro intellettuale, un lavoro strettamente artistico, ma qualsiasi, avere sviluppato quella capacità di immaginare li può rendere sicuramente, non dico vincenti, però dotati di Qualcosa in più. uno strumento in più. Quindi, davvero, se sei un panettiere e riesci a immaginare qualcosa che non c'è, che è quello che fanno i libri, tu vedi de degli sgorbi neri, qualcosa che non c'è, però te la immagini. Ecco, sarei un panettiere diverso, innovativo, sicuramente un po'. Poi ai libri non chiediamo le magie, eh? Uno degli sbagli che noi adulti che facciamo è quello di illudere i ragazzi o quantomeno raccontare ai ragazzi che i libri insegnino, ma non è vero, i romanzi non insegnano niente, i romanzi allenano, semmai. Per cui se ai ragazzi raccontiamo cose non vere, certo che poi non ci credono, diventiamo poco credibili in quello che Certo. facciamo. È evidente questo qua. Anche tutte quelle stupidaggini tipo, ah, i libri sono belli, non è vero, i libri fanno schifo per la maggior parte. Io che di mestiere leggo libri, la maggior parte dei libri che escono, credo 20.000 all'anno, ma figurati di 20.000 libri all'anno quanti saranno belli? Facciamo finta 2.000, il 10%, vuol dire che il 90% fa schifo, sono libri inutili. Quindi non è vero che libri siano belli, però è vero che se trovi quel libro bello è un libro che ti sta parlando, quindi trovi davvero un piccolo tesoro. Ecco, secondo me l'approccio deve essere questo qua verso i libri, molto laico, molto disincantato, molto anche divertente. Secondo me è questa la strada dove uno non si senta mai inadeguato. Invece il nostro approccio ai libri è, per dirti, alle elementari. L'approccio verso i libri quasi sempre, poi ci sono maestre eccezionali, questo è da dire, insegnanti delle medie o delle superiori straordinarie, però spessissimo qual è? Leggi per
per imparare a leggere, che è una tautologia che non serve, perché quando uno impara a leggere lo dice, boh, io ho imparato, smetto, perché devo continuare a leggere. E invece no, cioè è difficile che facciamo capire tutto questo che ti ho raccontato fino adesso. E poi in questa epoca in particolare, una delle cose che mi piacerebbe i ragazzi capissero è che davvero il libro è uno strumento di libertà, ma non in senso così lato, parlando chissà di cosa, ma è un po' come quando vai a correre, se vai senza musica o senza come dire, dei podcast o delle cose, ma se tu vai a correre, quello è un momento di estrema libertà, dove non sei vincolato a niente. In un'epoca dove siamo continuamente connessi, tutti, non i ragazzi, tutti, gli adulti, i ragazzi, chiunque, è come se tu leggi un libro, se ci pensi, sei scollegato a tutto. E questa libertà io la percepisco quando leggo ed è fantastico. Penso che come tutti, quelli che leggono, intendo, sia molto percepibile il momento in cui sei stato su YouTube un'ora, spegni, e ti metti lì col tuo libro. Questo senso di avere riacquistato il tuo tempo, ecco, i lettori, quelli che trovano piacere nella lettura, credo che sappiano di cosa sto parlando. Mi piacerebbe che ai ragazzi non si trasmettesse questo in particolare, oltre al fatto di presentare i loro buoni libri. Ma capisci che se gli adulti non leggono, come facciamo noi non c'è esempio. Non hai neanche il consiglio giusto. Certo. E quindi i ragazzi sempre si propongono gli stessi libri, ma non perché i classici non abbiano un valore, ci mancherebbe. Al di là che bisogna poi mettersi d'accordo sul concetto di classici, ma qua non apriamo questa parentesi. Ma perché se quel ragazzino lì è un lettore debole e sai che è appassionato di motocross, perché non devo trovare un libro che parli di motocross che lo possa in qualche modo interessare? Poi certo che l'ideale, ma questo lo sappiamo tutti, sarebbe portarlo a Proust. Ho capito. Il punto di partenza però non può essere quello, certo. E quindi purtroppo molto spesso, soprattutto dopo i 14 anni, vediamo un sacco di ragazzi, soprattutto maschi, che si disaffezionano. Oppure, tornando agli adulti che si sentono inadeguati. Ecco, e tornando a Fiat i Libri, quello che ha cercato di fare Fiat i Libri, e quello che secondo me è un elemento vincente, che è stato un elemento vincente di Fiat i Libri, è questo approccio pop. Cioè la mia sfida è sempre, riesco a leggere un super classico e far star bene mia mamma, per dirti, che è una signora intelligentissima, ma che ha fatto la quinta elementare? Ecco, il mio modello è questo qua, io quello che cerco di fare è questo. L'anno scorso, per dirti, abbiamo messo in scena tutta la recherche di Proust, che io non l'ho letto, non è che faccio finta di averla letta, io non l'ho mai letta, 7 libri, 3500 pagine, una roba difficilissima, intere pagine senza un punto, cioè una cosa straordinaria poi, e la sfida è stata, ma riusciremo a portare Proust a tanta gente? È stato incredibile, è stata un'operazione al di là di ogni più nostra rosea aspettativa, credimi. Non abbiamo mai avuto meno di 250 persone a sera. Di una missione assolutamente incredibile. Questo, guarda, per noi è stata una cosa fantastica, perché abbiamo ingaggiato una compagnia che sappiamo pensarla come noi su queste cose e sono riusciti a fare Proust in un modo, quando ti dico leggero non intendo svilire l'aggettivo leggero, però in un modo comprensibile. Sì, fruibile da tutti. Fruibile. E poi come tutte le cose fatte bene, fruibile a diversi livelli. Quindi l'intellettuale avrà capito certe cose, la persona meno colta avrà capito altre cose, però tutti sono stati bene in quell'ora, ora e un quarto. Sì, esattamente. Fantastica questa cosa qua. E invece io adesso l'ultima cosa che vorrei chiederti in realtà è un consiglio. Un consiglio un po' personale, ma in realtà è un consiglio che è un po' la natura di umano di questo podcast. Nella tua vita hai, diciamo così, non cambiato lavoro tante volte, ma hai fatto in maniera che il tuo lavoro si evolvesse con te. Sì, sì. Che è un po',
ti devo dire la verità, personalmente è una cosa che ho tatuata addosso, letteralmente. Il che vuol dire che io credo fermamente in questa cosa qua, nel senso che qualsiasi cosa sia lasciata su un tavolo, se questa piantina fosse vera e fosse lasciata su questo tavolo, senza acqua, senza nulla, senza luce, morirebbe. Mentre invece se gli diamo il modo di crescere, la vediamo evolvere. Ecco, quello che volevo chiederti è proprio questo. Se dovessimo dare, se hai un consiglio per qualcuno che, qualcuno di qualsiasi età, perché appunto non si smette mai di evolvere, se hai un consiglio da dare a qualcuno che, come dicevi tu prima, un po' curioso, un po' attento alla vita, a quello che gli accade e che pian piano vuole andare avanti, se hai un consiglio del Ma genere. no, non so se ho consiglio anche perché. È un domandone, mi rendo conto che è una cosa difficile, ma non lo so, è una cosa che mi chiedo spesso e magari tu hai una tua risposta. L'unica cosa che mi viene da dirti è che, ahimè, io quando ero ragazzo, a scuola ero normale, bravino, ma niente di che, e poi neanche più bravino da un certo punto in poi, però normale. Io credevo tanto nel talento. Credo ci fosse veramente una mitologia del talento. L'impegno sembrava invece attenere alle persone senza talento. Per cui uno dei motivi per cui non mi impegnavo particolarmente a scuola era perché mi piaceva vantarmi del fatto che comunque avevo dei risultati senza impegnarmi particolarmente. Anzi, vedevo in maniera quasi, come dire, derisoria chi si impegnava molto. Mi sembrano degli sfigati, Certo. sinceramente mi sembrano degli sfigati, ecco, proprio detta molto semplicemente. Ecco, quello che ho capito invece crescendo è che il talento non so, non lo so, non capisco, e invece la parte dell'impegno è preponderante. Quello che ho capito è anche la bellezza Del far fatica dell'impegno, su del qualcosa. far fatica e quindi del misurare il tuo risultato non tanto sull'intuizione, ma sul tempo e sull'impegno che ci hai messo per realizzarla. Ecco, io crescendo ho capito questa cosa e quindi è l'unica cosa che mi sento di dirti. Quindi tu sei tanto dentro una cosa, devi essere, ripeto, anche un po' matto, quindi devi anche un po' scommetterci sulle cose che fai, con avvedutezza naturalmente, però devi starci molto dentro, e devi scommettere su questa cosa. Io credo che questo mi abbia consentito di fare queste cose che sto facendo, di essere arrivato, appunto a portare avanti un festival, che adesso è davvero un festival importantissimo, Fiato dei Libri, un festival vero. Per quello che facciamo noi, gigantesco, muoviamo letteralmente migliaia di persone, ma con questa umiltà di averci lavorato tantissimo. E come tutte le cose, se ci lavori, sei dentro e la testa su quella cosa lì, rifletti su quello, e quindi poi da lì certo che ti vengono delle intuizioni. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dirti è questa cosa, non so se ti ho risposto. No, no, assolutamente mi hai risposto nella maniera più esaustiva, Ok. sicuramente un ottimo consiglio. Io Giorgio ti ringrazio tantissimo di essere Grazie passato di qua, anche se perché so che ti presti poco a queste interviste, quindi è davvero un piacere averti avuto qua. Io vi ricordo invece che questa puntata la potete guardare su YouTube, oppure la potete ascoltare su Spotify, Apple Podcast, tutti i vari siti di podcast e podcaster. E io ripeto Giorgio, ti ringrazio ancora e ci vediamo nella prossima puntata di Umana. Grazie ancora. Ciao a tutti, ciao. Ciao, grazie.